Radio Radicale, siamo con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega Montecitorio, per parlare delle elezioni. Mi sembra che Salvini sia più determinato a tentare questa strada rispetto alle posizioni che aveva assunto qualche tempo fa, che erano possibiliste per un altro tipo di governo. Oggi c'è un'intervista di Giorgetti al Messaggero in cui si evoca addirittura la provvidenza. Volevo sapere un po' qual è la linea della Lega. Ma direi che la provvidenza sarebbe che questo governo saltasse perché dal nostro punto di vista sta facendo molti danni al paese, l'ha fatta nella gestione dell'emergenza Covid, la sta facendo adesso sul piano economico e sulla prospettiva di rilancio che purtroppo non c'è. E questo non lo diciamo noi soltanto, ma l'hanno detto tutte le categorie produttive interpellate qui a Montecitorio durante le audizioni sul famoso decreto. E quindi è chiaro che noi ci aspettiamo che questo governo vada a casa il prima possibile. Ma dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista come Lega, pensare che dopo questa fase in cui non siamo stati coinvolti sui provvedimenti economici, in cui non siamo stati coinvolti sulla gestione dell'emergenza, in cui c'è stato un attacco frontale da parte della maggioranza e dei governatori delle regioni del nord che governiamo noi, pensare di poter condividere la responsabilità della gestione del paese con queste parti politiche la vedo molto complicata. Quindi, per come la vediamo noi, se salta questo governo, cosa che auspichiamo, si deve andare a votare per ridare all'Italia un governo coeso di centrodestra, forte, che possa affrontare i prossimi 5 anni. Quindi lei esclude la provvidenza? No, io penso che la vedo diversamente, penso che la provvidenza sia la caduta del governo e il voto dovrebbe essere una logica conseguenza. Senta, che cosa ne pensa di questo decreto sulle elezioni? Mi sembra che da parte delle regioni ci sia un po' una piccola rivolta per andare a votare un po' prima. Sì, questa finestra elettorale è frutto di un accordo che è stato fatto dalla maggioranza con i governatori. Se i governatori puntavano a votare addirittura a luglio, i partiti politici, un po' tutti, chiedevano invece di avere una finestra più ampia, quindi andare a ottobre, e alla fine la mediazione è stata sul 20 di settembre, anche per in qualche modo scongiurare l'ipotesi del Comitato Tecnico Scientifico che in ottobre possa ripartire la pandemia. Il dato che però segnaliamo è che anche questa volta la trattativa è stata tutta condotta in seno alla maggioranza, come opposizione siamo stati semplicemente informati. Poi per quanto riguarda la Lega non facciamo certo battaglie ostruzionistiche o parlamentari su un tema come quello della data delle elezioni, che in questo momento non interessa ai cittadini, alle imprese e ai lavoratori. Il 20 settembre ci darà modo di fare un po' di campagna elettorale nelle prime settimane del mese, e sarebbe stato meglio votare a ottobre, ma insomma non è tema su cui dare battaglia. Senta, che cosa ne pensa dell'accerchiamento che viene descritto oggi del Premier che si sta dando da fare per gli stati generali? Il Fatto Quotidiano, che è molto informato sulle cose del Premier, ha anche stilato la passerella degli stati generali. Lei che cosa ne pensa di questo? E le volevo chiedere come ha trovato il nome di Guerini, che è spuntato fuori come nella lista dei papabili per Palazzo Chigi. Ma il fatto che si facciano nomi Guerini, Franceschini vuol dire che qualche movimento in seno al governo, alla maggioranza c'è. Io penso che nel PD stia montando un forte disagio a dover condividere il governo con il Movimento 5 Stelle, e che quindi, facendosi forza del fatto che l'unica cosa che è sicura è che il Movimento 5 Stelle non farà mai saltare la maggioranza per non andare al voto, il PD possa cercare di fare diciamo una forzatura e portare un suo uomo al vertice del governo finita la fase di Conte. E Conte probabilmente questo lo sa, e per questo cerca di buttare la palla in avanti con iniziative estemporanee dal nostro punto di vista, come questi stati generali dell'economia, che se andavano fatti prima, cioè andavano fatti prima di fare un decreto da 55 miliardi che equivale a 2 leggi di bilancio. Prima si parla con le imprese, con i sindacati, con i lavoratori, si stilano gli enti locali, si stilano le priorità e poi si fa il decreto. Fare il decreto in cui spendi, dal nostro punto di vista, male 55 miliardi e poi parlare dopo col mondo delle imprese ha poco senso. L'unico senso che ci vedo è appunto tirare in avanti la palla, perché evidentemente Conte ha contezza di questi movimenti in seno alla sua maggioranza. Secondo lei il piano Colao lo hanno cestinato? Ma sì, diciamo che Colao doveva in qualche modo, nell'immaginario collettivo, commissariare Conte, e devo dire che questa trappola l'ha sfuggita, l'ha evitata abbastanza bene Conte, perché il provvedimento, il documento Colao fondamentalmente dice le stesse cose che hanno detto tutte le imprese, che stiamo dicendo noi opposizioni, di cui non c'è traccia nel decreto rilancio, quindi evidentemente non è stato così ascoltato. Bene, la ringrazio il Presidente dei Deputati della Lega, Riccardo Molinari.